Ciao ragazzi, nel video di oggi vi racconterò un caso davvero incredibile. I protagonisti della vicenda sono un giovane paziente di cui non si è mai rivelata l'identità e un medico, John Lorber, testimone di un fatto straordinario che ha fatto sorgere numerose domande in campo scientifico. Cosa scoprì durante una visita medica rutinaria? Quali sono i dubbi sorti dopo questa scoperta? Queste sono le domande a cui cercherò di dare una risposta. Prima di iniziare, però, oggi voglio comunicarvi una grande novità. Da ora è disponibile la mia app ufficiale, che ti permetterà di rimanere sempre aggiornato sui nuovi video in uscita e tutti i futuri progetti dell'Inspiegabile, ma che rappresenta anche un punto di incontro per gli amanti del mistero in Italia. Nell'app potrete pubblicare articoli, foto, chattare con gli altri utenti e molto altro. La potete scaricare gratuitamente sia per iOS che per Android ai link che vi lascio nell'info box o cercando l'Inspiegabile su Google Play e nell'App Store. E adesso sì, possiamo passare all'argomento di oggi. Ecco quindi il caso più incredibile nella storia della medicina. Il cervello è un organo di circa 1,3 kg che ha integrate più di 10 miliardi di cellule collegate tra loro, responsabili di tutte le funzioni umane. Controlla il movimento, il sonno, la sete, la fame e tutte le attività vitali per la nostra sopravvivenza, ma è anche responsabile delle nostre emozioni. Detto questo, tutti sappiamo che il cervello è necessario per vivere, ma è davvero così? Agli inizi degli anni 80, il dottor John Lorber ricevette la visita di un alunno dell'Università di Sheffield, afflitto da diverso tempo da forti emicranie. Si trattava di un ragazzo brillante, un genio della matematica, con un coefficiente intellettuale altissimo, simile a quello di Einstein. Il dottore notò che il suo cranio era un po' più grande del normale e richiese una risonanza magnetica per studiare più a fondo il caso. Il risultato dell'esame lo lasciò senza parole. Al ragazzo mancava praticamente il cervello. L'unico strato di tessuto cerebrale che si poteva vedere misurava circa un millimetro. Dapprima si pensò a un errore, ma da un esame più attento si riuscì a capire l'origine del problema. La perdita di tessuto era stata causata da una patologia. Il giovane era affetto da idrocefalia, un versamento di liquido cefalorachidiano in eccesso all'interno delle cavità ventricolari o nei ventricoli e nell'intero spazio del cranio. Quello che non si capiva, però, è come quell'uomo potesse vivere una vita normale. E non solo, come era potuto diventare un genio della matematica e riportare un quoziente intellettivo così alto. La cosa più sorprendente è che, in base a quello che si crede di sapere sul cervello, quell'enorme perdita di massa cerebrale avrebbe dovuto avere conseguenze sulle capacità motorie del paziente e sui suoi processi sensoriali. Ma così non era. Il ragazzo risultava completamente normale. Sconvolto da questa scoperta, Lorber cercò di dare una spiegazione al caso e propose una teoria. Secondo lui, il cervello ha la capacità di condensare, anche in piccolissime porzioni di massa, tutte le funzioni fondamentali per la vita umana. Il modo in cui lo faccia è un mistero, ma secondo il parere del medico, quella poteva essere l'unica spiegazione plausibile. Ad ogni modo, il fatto che il giovane risultasse un vero genio nella sua disciplina era un qualcosa che andava contro ogni aspettativa medica. Quindi, qual era la soluzione dell'enigma? Ed è a questo punto che si iniziò a riflettere sulla possibilità che la scienza si fosse sbagliata rispetto a quanto affermato in merito al cervello e che si iniziò a studiare più a fondo la coscienza umana. Axel Clermans, dottore in psicologia dell'Università di Bruxelles, ha passato gli ultimi 20 anni a studiarla, provando a rispondere a due domande che potrebbero sembrare semplici, ma non lo sono affatto. Perché e com'è possibile essere coscienti? Fino ad ora abbiamo pensato che l'anatomia del cervello fosse vitale per l'esistenza di una coscienza, ma un caso come quello dello studente di Sheffield mette tutto in discussione. Essere coscienti di ciò che ci circonda e del nostro stesso essere potrebbe dipendere da processi che ancora non si conoscono
o almeno che non sono stati portati alla luce del tutto. E questo rende ancora più impressionante la complessità dell'essere umano. E c'è un'ultima osservazione da fare. Se ci pensiamo, la coscienza è una delle poche cose che non può essere riprodotta da una macchina. In un'epoca dove gli studi nel campo dell'intelligenza artificiale stanno facendo passi da gigante, c'è ancora una cosa che è esclusiva del genere umano e non potrà mai essere programmata. La coscienza, per l'appunto. Chiaramente, c'è anche chi ha considerato questo caso una prova dell'esistenza dell'anima, un qualcosa che va oltre il materiale. Ma credo che di fronte a questo caso dovremmo limitarci a ricercare le spiegazioni scientifiche, che per ora risultano ancora molto limitate. Detto questo, direi che il caso del ragazzo senza cervello è una chiara prova che ci sia ancora molta strada da fare nel campo della ricerca, per arrivare ad una comprensione chiara di come funziona davvero il nostro corpo. Ma tu cosa ne pensi? Quale credi sia la ragione per cui quel ragazzo abbia potuto vivere quasi senza cervello? Esiste solo una spiegazione scientifica? O potrebbe davvero esserci anche una spiegazione più spirituale? Fammelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.